Bene, ringraziamo la dottoressa Arcangela Guerrieri e quindi, giusto in tempo di preparare la presentazione, lascio la parola all'ultimo relatore che è il dottor Daniel Fiacchini, medico igienista, anche lui facente parte del gruppo tecnico vaccini della Regione Marche. È facile arrivare per ultimo, perché ovviamente dopo gli interventi dei colleghi tutto vedrete che sarà molto più veloce, perché molti concetti sono già stati sviluppati e non li ripeteremo lasciando spazio alle domande, credo che siano più importanti. Molto importante invece ogni volta che si parla pubblicamente di vaccini dichiarare i propri conflitti di interessi. Non solo, è talmente importante che stiamo per rivedere il decreto di istituzione del gruppo tecnico vaccini ed è mia intenzione inserire un allegato di dichiarazione di conflitto di interessi. Tutti coloro che faranno parte del gruppo tecnico vaccini dichiareranno ogni anno alla data del 1 gennaio dell'anno successivo, del 31 dicembre dell'anno precedente, che non hanno conflitti di interesse, e se ci fossero conflitti di interesse, se venissero dichiarati, saranno sottoposti ovviamente ai comitati etici, insomma, aziendali che abbiamo a disposizione, perché è giusto così. La storia delle vaccinazioni ci ha insegnato tantissimo, ci ha insegnato che quando si moriva per le malattie infettive prevenibili con vaccino, ovviamente le vaccinazioni venivano accettate in maniera clamorosa. Questi erano bambini in fila per fare il vaccino nuovissimo della polio, e ogni volta che un vaccinologo inventava un vaccino, la prima persona che veniva vaccinata era il figlio. Questo per farvi capire quanto era sentito e quanto era vissuto l'atto vaccinale, l'importanza dell'atto vaccinale. Certo, il figlio di solito non sembra tanto divertito, e nemmeno la figlia di Hilleman. Hilleman è un uomo, è un medico, che si stima abbia salvato più di 50 milioni di persone, perché ha praticamente prodotto 18 vaccini differenti, e la gran parte dei vaccini che abbiamo nel calendario vaccinale si devono a quest'uomo. Ci sono tanti modi per far capire l'impatto delle vaccinazioni, i dati americani sono solidissimi, perché come dire, ogni anno, e l'America, a differenza dell'Italia, non ha avuto le guerre, quindi la grande guerra, la seconda guerra mondiale, non si è combattuta nel suolo americano, e quindi i sistemi di sorveglianza delle malattie infettive americane hanno continuato a funzionare molto bene. Abbiamo dei dati solidissimi che ci dicono che l'importanza, il peso delle malattie infettive prima delle vaccinazioni era quello descritto sulla foto di sinistra. Quello che succede dopo l'introduzione delle vaccinazioni è che queste palle che rappresentano i casi di malattia ovviamente vanno a sgonfiarsi. E come tutte le tecnologie, intanto però chiedo se c'è un bicchiere d'acqua, se è possibile averlo, se riuscite a recuperarlo, se non ce la fate non importa, vado avanti lo stesso. E come tutte le tecnologie avanzano, anche le vaccinazioni sono una tecnologia. Qualche volta si parla di vaccinazioni come se parlassimo di qualcosa di 30 anni fa, di 40 anni fa, ma non è assolutamente così, esattamente come non abbiamo più la televisione a tubo catodico, ma abbiamo le televisioni a schermo piatto, allo stesso modo abbiamo dei vaccini che sono estremamente differenti dai vaccini che facevamo solamente 10 anni fa, solamente 15 anni fa. Adesso ci sono tecnologie che ci consentono di studiare il genoma dei microrganismi, identificare quelle parti di RNA o di DNA che producono determinate proteine e prendere solamente quei pezzi di DNA, farli riprodurre e ottenere quelle proteine che poi vengono utilizzate per la finalità vaccinale. E nonostante tutto questo, noi abbiamo registrato negli ultimi anni un drammatico calo delle coperture vaccinali. Questa è una vaccinazione importante, la vaccinazione morbillo parotiterosolia, che protegge contro il morbillo. È una vaccinazione che nella regione Marche noi abbiamo visto scendere a picco. Avevamo ottenuto coperture vaccinali fino addirittura al 93% nel 2008, e sono dati importanti, perché avete sentito parlare di immunità di gregge, immunità di branco, immunità di comunità, che è quella quota di copertura vaccinale, quella copertura vaccinale che consente che in una certa popolazione un microrganismo non circoli più.
o circoli in maniera tale da non determinare eventi epidemici. E per il morbillo la copertura vaccinale che garantisce questo è il 95%. Se noi abbiamo una popolazione vaccinata al 95%, una popolazione pediatrica vaccinata al 95%, tenendo conto che gli adulti hanno preso il morbillo da piccolini, quindi se facciamo un esame del sangue a tutti noi qui presenti, probabilmente il 95% di noi ha gli anticorpi perché ha avuto l'immunità naturale, ha vissuto la malattia. Invece nei bambini non è così, nei bambini bisogna immunizzare. Quando si arriva a una certa quota di immunità, 95%, un microrganismo come il morbillo non circola più. Purtroppo nelle Marche siamo arrivati a un punto in cui 20 genitori su 100 hanno deciso di non vaccinare i propri figli per morbillo. Questo fenomeno qui è un fenomeno ben noto, conosciuto, che si chiama esitazione vaccinale, è un fenomeno studiato, è un fenomeno che abbiamo cercato di, a cui abbiamo cercato di dare una dimensione anche nelle Marche. Abbiamo studiato i nostri genitori e i genitori marchigiani, cioè questo è un dato, è una fotografia che abbiamo fatto nelle Marche a febbraio, marzo, aprile 2016, i genitori marchigiani, grazie mille, i genitori marchigiani, genitori di bambini dai 12 ai 36 mesi, ecco, per il 25% di questi c'è un'esitazione, cioè rispetto al vaccino per il morbillo si esita, cioè che significa? Che non si è contrari alle vaccinazioni to cure, ma magari questi genitori hanno fatto la vaccinazione esavalente ma non hanno fatto il morbillo parotite rosolia. Oppure non sono necessariamente contrari, ma stanno dicendo no, voglio aspettare che mio figlio cresca per fare questa vaccinazione quando sarà più grande. In questo senso questi genitori vengono definiti esitanti. Nelle Marche abbiamo un 25%, avevamo nel 2016 un 25% di genitori esitanti. Il 70% dei genitori marchigiani vaccinava secondo i tempi e il 5% dei genitori marchigiani non ne voleva sentir parlare di vaccinazioni. Questi sono quelli che noi chiameremo anti-vax, chiamiamoli così, proprio niente, nessuna vaccinazione e non c'è dubbio, non se ne faranno. Ecco, questa è la fotografia delle vaccinazioni nelle Marche e la fotografia dell'esitazione nelle Marche. Voi capite che quando noi abbiamo dei dati reali di copertura del 80%, allora è chiaro che se noi convinciamo o rendiamo la scelta vaccinale una scelta più semplice per quei genitori esitanti vaccineranno i propri figli e noi avremo recuperato quella quota di vaccinazione che ci consentirà di arrivare a quel 95% famoso che a noi della sanità pubblica ci piace molto perché impedisce a un virus come quello del morbillo di circolare liberamente, come purtroppo il morbillo ha circolato liberamente in Italia nell'ultimo anno provocando 5.000 casi e 5 morti. 5 morti nel 2017 che sono morti evitabili perché non è possibile pensare di morire di morbillo nel 2017. Sono purtroppo morti di morbillo. Va bene, allora insegnatemi voi di cosa sono morti, ma magari facciamo. Allora, il morbillo causa delle complicanze molto importanti, le vedremo dopo, così poi possiamo discutere nel merito. Allora, poi siamo entrati nel merito, abbiamo cominciato a chiedere ai nostri genitori, ma iniziare a vaccinare a 3 mesi di vita, secondo voi è troppo presto? Se voi avete seguito quello che è stato detto oggi, avrete capito che il bambino, quando è nella pancia della mamma, ha già le cellule della linea mieloide e linfoide pronte. Quando il bimbo esce dalla pancia della mamma, incontra 200-300 microrganismi, già passando attraverso il canale del parto, incontra 200-300 microrganismi diversi, ognuno di questi microrganismi nella sua superficie ha 1000, 2000, 3000 antigeni, un bambino appena nasce incontra 1 milione di antigeni, ma perché non soccombe? Perché ha un sistema immunitario perfetto, sistema immunitario in grado di rispondere a tanti stimoli antigenici contemporaneamente, come diceva il mio collega il dottor Ciarrocchi. Eppure per i genitori antivaccinisti non c'è dubbio, vaccinare a 3 mesi è troppo presto. Ma il problema è che il 50% di genitori esitanti nelle Marche ha questo dubbio. Altra cosa, c'è grossa paura delle reazioni che si possono verificare dopo le vaccinazioni. Vedete che in questo caso i genitori
antivaccinisti che non accettano le vaccinazioni, i genitori che sono preoccupati delle vaccinazioni, gli esitanti, sembrano identici, hanno un profilo identico fondamentalmente, tutti quanti sono preoccupati delle vaccinazioni rispetto agli effetti collaterali che possono avere. È molto interessante perché poi quando vai a vedere i grandi numeri ti accorgi che tutti questi danni le vaccinazioni non le fanno. Questi sono i dati AIFA che vengono prodotti ogni anno ormai abbastanza puntualmente, tenendo conto che puntualmente per AIFA significa che si passa del tempo e AIFA registra tutto quello che è successo a seguito delle vaccinazioni e che viene segnalato. Le segnalazioni di reazione avversa, ovvero tutto quello che succede dopo la vaccinazione, vengono segnalate ad AIFA, possono essere segnalate dai genitori, quindi non c'è più il vincolo del fatto che la segnalazione passi attraverso un medico, passi attraverso il servizio sanitario, perché il genitore può andare nella pagina internet di AIFA e può scaricare il modulo per la dichiarazione di reazione avversa e poi inoltrarla ad AIFA e poi le segnalazioni vengono studiate. E la cosa molto interessante è che le segnalazioni gravi sono una piccola quota di tutte le segnalazioni che vengono fatte di reazione avversa, ma la cosa molto importante da sapere sono due fondamentalmente. Reazione avversa non significa evento che si sia verificato a causa della vaccinazione, ma semplicemente evento che si verifica dopo la vaccinazione. L'altra cosa importante, quando si parla di reazione grave a vaccino, si intende, deve essere definita reazione grave, quella reazione che ha determinato l'intervento di un medico. E allora le reazioni gravi possono essere tante, può essere anche una febbre persistente per 2 o 3 giorni che magari non è causa del vaccino. Siamo sfortunati, facciamo il vaccino nel momento in cui il bimbo sta incubando una malattia virale che dà febbre a 39 gradi per 3 giorni e pensiamo che sia il vaccino. E questo succede ovviamente. E quindi segnalazioni gravi significa segnalazioni che richiedono intervento del medico. In questi rapporti sono stati, è molto interessante, sono stati segnalati 5 morti sospette a seguito del vaccino, tutte studiate e tutte decretate non correlate al vaccino. E questo è molto importante. Quando è che un vaccino uccide? Il vaccino uccide quando determina una reazione allergica importante, uno shock anafilattico nel quale non si interviene. Questo è l'unico modo in cui un vaccino può uccidere. E allora, ovviamente, nei nostri servizi vaccinali, perché diciamo al genitore aspettate mezz'ora dopo la vaccinazione? Perché le reazioni allergiche più serie si verificano 5 minuti, 10 minuti dopo la vaccinazione. Aspettando mezz'ora in sala d'attesa, ecco, questa attesa ci consente di rendere l'atto vaccinale più sicuro possibile, perché ovviamente i nostri servizi sono attrezzati per affrontare eventualmente la reazione allergica che si manifesti in modo più grave come uno shock anafilattico. I vaccini provocano autismo. È la più grande bufala della storia della medicina, pensavo fosse una cosa sorpassata. Purtroppo non è così. Gli antivaccinisti, un 50% di loro pensano che i vaccini provochino autismo, ma c'è una quota che mi preoccupa di genitori esitanti, un 10-15% di genitori esitanti che forse sta ritardando la vaccinazione, una vaccinazione salvavita come quella del morbillo, probabilmente perché pensano che possa esserci un nesso con l'autismo. E vi è stato spiegato già dalla collega Arcangela che ci sono solide basi che rispondono a questo dubbio, un dubbio più o meno lecito. Comunque, quando un dubbio è posto all'attenzione della comunità scientifica, la comunità scientifica studia. E guardate che gli studi non sono tutti uguali. Se io mi alzo male domani mattina e vado a pubblicare su una rivista italiana un articolo che non sta né in cielo né in terra, ma quella rivista, perché mi conosce, me lo pubblica, quella è un'opinione d'esperto. L'opinione d'esperto conta 0,0, non conta quasi niente. È importante che quando si producono evidenze, queste evidenze scientifiche vengano sommate, vengano, come dire, studiate in maniera tale da produrre di evidenze scientifiche più solide. Le revisioni sistematiche di letteratura, le meta-analisi, per molti di voi sono parole che sembrano parolacce, ma per noi sono Bibbia, nel senso che sono quegli studi con una potenza scientifica e con una forza dell'evidenza talmente alta che quando una revisione sistematica come questa ci dice che il nesso vaccino-autismo non è dimostrabile, noi stiamo parlando di uno studio che ha sommato dati provenienti da più di 1.200.000 bambini, sono dati solidissimi. E
come se non bastasse, la scienza ormai ci dice chiaramente: guardate che se cercate una causa sull'autismo dovete andare a ricercare nei geni, nella genetica, perché se non fosse così non si spiegherebbero tante cose. Non si spiegherebbe perché, per esempio, i bambini autistici nel 70% dei casi sono maschietti. Se non entrasse il meccanismo genetico nella patogenesi dell'autismo, ci sarebbe un 50-50. Ci sarebbero tanti autistici maschietti come tanti autistici femminucci, cioè non è così. E poi succede qualcosa di altrettanto particolare e rilevante, che quando in una famiglia c'è già un bimbo autistico, il secondo genito ha un 70-80% di probabilità di nascere autistico. È così, è la genetica, e si sta studiando profondamente la genetica. E poi si vedono gli effetti della genetica. Quando si studia la corteccia cerebrale dei bambini con autismo, e si capisce che in alcune parti della corteccia cerebrale, come anticipava Arcangela, la neuroarchitettura del cervello, della corteccia cerebrale, è tutta scombinata. In alcune parti della corteccia cerebrale l'ordine in cui i neuroni normalmente dovrebbero stratificarsi è tutto scombinato. Questo è la corteccia cerebrale del bambino con autismo. E queste non sono cose che possono cambiare o che possono essere modificate da un farmaco o da un intervento puntiforme che si fa dopo che il cervello di un bambino è stato, diciamo, si è costruito nella pancia della mamma. Tanto solide sono queste evidenze scientifiche che l'OMS dedica una sua pagina alle domande frequenti sull'autismo. E dice chiaramente: tra le tante domande c'è questa: le vaccinazioni dei bambini sono responsabili delle malattie dello spettro autistico? La risposta è no. Tutti gli studi epidemiologici non riescono a trovare questo nesso, non c'è questo nesso, non è dimostrabile. Altra cosa che a me personalmente sta molto a cuore. Le domande le facciamo tutte dopo, vai. No, assolutamente. Ci comportiamo esattamente come abbiamo fatto l'altra volta. Finiscono le relazioni e poi si fanno le domande. Prego, dottore. L'altra cosa importante che a me sta molto a cuore, e vi ho spiegato come sta molto a cuore, come penso di fare nelle Marche, essendo il coordinatore del gruppo tecnico vaccini, ho qualche potere di farlo, quindi lo farò, è questo, perché ci dispiace che anche tra i genitori che accettano le vaccinazioni e lo fanno nei tempi, ci sia una quota pari al 40% dei genitori che accettano le vaccinazioni che ritengono che le politiche vaccinali siano in qualche modo influenzate dagli interessi delle case farmaceutiche. Non capendo, ma perché non siamo in grado forse di spiegarlo, che il quadro delle politiche vaccinali è molto più complesso di quanto si possa pensare, e non è lineare come qualcuno può pensare. Anzitutto, che cos'è il conflitto di interessi? Scusate, ma questo è importante, no? Il conflitto di interessi si configura quando c'è un interesse, magari economico, che interferisce con quello che deve essere l'interesse primario di una persona. Allora, questo è il mio impegno in ambito vaccinale. Io sono un dirigente medico, lavoro in un dipartimento di prevenzione dell'ASU, sono il coordinatore del gruppo tecnico vaccini dal 2012 e per la regione Marche seguo le malattie infettive e le vaccinazioni della mia regione. Questo è il mio interesse primario: ridurre o azzerare la morbosità, mortalità delle malattie infettive. Cioè, io non voglio che nelle Marche ci siano epidemie di morbillo, io non voglio che nelle Marche ci siano casi di tetano nei bambini o negli adulti, e io non voglio che nelle Marche una malattia che noi tutti, i pediatri in primis, abbiamo sopportato come tutto sommato normale, la varicella, possa, essendo una malattia che si manifesta ad ondate epidemiche altissime, possa in qualche caso, anche raro, complicarsi con una cerebellite da varicella o peggio ancora con una polmonite che causa il decesso del bambino. Perché queste purtroppo sono cose che succedono, come non voglio che nella nostra regione, come è successo qualche anno fa, un bambino muoia al Salesi per tosse, perché è stato contagiato dalla mamma che non sapeva che poteva per esempio fare la vaccinazione di TB in gravidanza. Ora abbiamo un nuovo calendario vaccinale, abbiamo un nuovo piano delle vaccinazioni che ci consente di fare gratuitamente la vaccinazione in gravidanza, e quella è una vaccinazione sacrosanta perché salva il bambino piccolo nei primi 2 mesi di vita, dove è più vulnerabile
per le complicanze della pertosse, salva il bambino da un evento che può essere anche raro, ma che quando si verifica lo manda al creatore, che è la pertosse presa a 2 mesi, quando non può essere vaccinato. Quindi non stiamo parlando di esitazione vaccinale, non stiamo parlando di genitori che rifiutano le vaccinazioni e che per questo hanno delle conseguenze. Qui stiamo parlando di genitori che magari farebbero anche la vaccinazione, ma non fanno in tempo, perché purtroppo il bambino è raggiunto prima dalla bordetella pertussis, che è un batterio che purtroppo a 2 mesi, a 3 mesi, a 4 mesi può essere dannosa. Questo è il quadro complesso delle politiche vaccinali. Nel mezzo c'è la popolazione, ci sono i nostri figli, ci sono le case farmaceutiche. Qual è l'obiettivo delle case farmaceutiche? Fare profitto, vendere, guadagnare sui vaccini che producono. Ma per guadagnare sui vaccini che producono devono produrre vaccini ineccepibili, perché se non producono vaccini ineccepibili non vengono messi in commercio. E chi è che controlla sull'ineccepibilità dei vaccini? Sono le agenzie di controllo del farmaco, l'AIFA in Italia, l'FDA in America, l'EMA in Europa. E quando c'è un sito produttivo che fa le vaccinazioni, che produce vaccini in Italia, per esempio a Siena, viene sottoposto a controlli rigidissimi ogni giorno, non solo dalla nostra AIFA, ma vengono gli ispettori dell'FDA americani a valutare che i siti produttivi siano perfetti e vengono fatte le vaccinazioni nel miglior modo possibile. Poi ci sono gli enti, gli istituti che fanno le raccomandazioni vaccinali, cioè noi ci vacciniamo secondo un calendario vaccinale perché ci sono degli specialisti che decidono qual è il miglior calendario vaccinale per la nostra popolazione. E poi c'è il sistema sanitario con le sue articolazioni locali che arriva a organizzare le vaccinazioni a livello locale, ed ecco che noi facciamo le vaccinazioni servizio per servizio, zona per zona. E poi ci sono quelli che beneficiano dello sviluppo delle vaccinazioni e lo portano nei paesi dove si muore di morbillo ogni giorno, ogni anno. In Africa 150.000 morti da morbillo, che è un virus che potevamo eradicare. Il morbillo è un virus che, come i nostri nonni sono stati bravi a eradicare il vaiolo, noi siamo stati purtroppo non bravi allo stesso modo a eradicare il morbillo, che poteva essere eradicato, e per colpa nostra che non siamo stati in grado di eradicarlo muoiono ogni anno 70, 80 mila, 150 mila bambini e uomini in tutto il mondo, che significa ogni 7 minuti circa una persona al giorno. E allora si dice sempre, no, il conflitto di interessi, ma vi siete chiesti per esempio per quale motivo un avvocato esperto in danni da vaccino parla pubblicamente di vaccini? Non è che per caso l'interesse di informare pubblicamente presenziando incontri pubblici è magari condizionato dal fatto che quell'avvocato guadagna molto di più, tanto più è il numero di cause che segue? Quindi sarà attendibile l'informazione sui danni da vaccino di chi guadagna sui danni da vaccino? L'interesse di un medico che presenzia incontri pubblici e parla del nesso vaccini autismo e parla contro la scienza, perché quello che dice la scienza l'abbiamo visto prima, può non piacervi, ma è quello che dice la scienza. Quello che non dice la scienza, o quello che la pseudoscienza dice, è che per esempio con un certo medico omeotossicologico si possa curare l'autismo. Si prende in giro i genitori, si prende in giro i genitori che vivono delle situazioni drammatiche, perché si dà la falsa speranza che una malattia incurabile possa essere curata, una condizione incurabile possa essere curata. E allora è incondizionato l'interesse di chi va a parlare pubblicamente del nesso vaccino-autismo quando lucra sulla buona fede dei genitori? E allora quei medici che dicono che i vaccini producono squilibri minerali o che ci sono i metalli pesanti sui vaccini, che poi fanno il test, unici in Italia a fare il test sul capello per stabilire che nei tuoi capelli c'è troppo mercurio ed è colpa dei vaccini, dove nei vaccini mercurio non c'è più da 15 anni? Ecco, dobbiamo essere critici in tutto e dobbiamo cercare di capire che la sanità pubblica ha un obiettivo, la tutela della salute pubblica, che è lo stesso identico di un genitore, che è quello che il proprio bimbo viva, cresca in un ambiente sicuro e che non subisca le complicanze delle malattie infettive. Gli interessi in realtà ci sono dappertutto, e questo è il bel quadro che la CNN ha fatto studiando gli interessi dell'antivaccinismo americano. Purtroppo gli interessi economici stanno dietro qualsiasi cosa. Ultime due slide, forse qualcosa in più di due, ma spero che siano utili per riflettere sulla logica della legge, che magari non piace tanto, ma che abbiamo adesso e ce la teniamo per qualche tempo.
è una riflessione importante, perché molti pensano che la legge abbia cambiato chissà cosa. La legge non ha cambiato niente. La legge ha dato solamente un'etichetta ad alcuni vaccini che prima avevano l'etichetta di raccomandati e adesso hanno l'etichetta di vaccini obbligatori. Ovviamente questo cambia perché un genitore è costretto a fare la vaccinazione, ma da un punto di vista tecnico, un genitore che dice io voglio seguire le raccomandazioni scientifiche del calendario nazionale vaccinale e voglio fare le vaccinazioni previste a mio figlio, bene, quel genitore prima della legge o dopo la legge ha fatto lo stesso identico numero di vaccinazioni. Le vaccinazioni gratuite erano le stesse prima e dopo la legge, le vaccinazioni essenziali sono le stesse perché tutte le vaccinazioni del calendario vaccinale sono LEA, livello essenziale di assistenza, non sono state inserite nuove vaccinazioni per colpa della legge, è il piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 che ha introdotto per esempio il meningococco B, che ha introdotto per esempio la vaccinazione contro il rotavirus, che ha introdotto la vaccinazione antipneumococcica dell'anziano, perché i nostri anziani muoiono di polmonite per colpa dello pneumococco, quindi dobbiamo proteggerli. Ma questo non c'entra niente con il numero di vaccinazioni che si fa nel primo anno di vita, e quelle obbligatorie sono 10, ma in realtà quando si parla delle 10 famose vaccinazioni obbligatorie noi stiamo parlando di due vaccini, l'esavalente che protegge contro 6 malattie e l'MPRV che ne protegge contro 4. La domanda lecita è: non era meglio informare piuttosto che obbligare? La risposta ci viene dal Veneto. Il Veneto è una regione che diversi anni fa ha deciso di sospendere l'obbligo vaccinale. Veneto, unica regione italiana dove è stato sospeso l'obbligo vaccinale, non si vaccinava più per le 4 vaccinazioni all'epoca obbligatorie, difterite, tetano, polio e epatite B. Si sospende l'obbligo vaccinale e il Veneto politicamente decide di investire sull'informazione, sulla comunicazione, si fanno dei siti internet, si produce tanto materiale informativo, si acquisiscono risorse umane che vanno nei servizi vaccinali, perché uno dice come si fa a informare i genitori se non c'è personale che informa, e allora vengono inserite risorse umane nei servizi vaccinali, vengono fatti dei siti internet importanti come Vaccinarsi, che è un sito da 2 milioni di visualizzazioni in un anno, quindi un sito importantissimo per l'informazione in Italia. Il genitore veneto ha la sua app nel cellulare, per cui lo stato vaccinale del figlio se lo scarica in PDF semplicemente perché ha un'app che gli dà accesso all'anagrafe vaccinale di suo figlio. In Veneto siamo al top, e nel Veneto abbiamo visto che spingere sull'informazione purtroppo non determina un miglioramento delle coperture vaccinali, anzi in Veneto, esattamente come nel resto dell'Italia, abbiamo perso lo stesso numero di punti percentuali di vaccinazione, per cui anche in Veneto, nonostante tutti gli sforzi informativi, le coperture vaccinali per l'esavalente erano scese fino al 91% per l'esavalente. Allora, di fronte a questi dati, è giusto obbligare? Il Comitato Nazionale di Bioetica dice una cosa importante: ritiene che debbano essere fatti tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale attraverso programmi di educazione pubblica, non escludendo l'obbligatorietà in caso di emergenza. E allora, quando noi abbiamo dati di copertura vaccinale come quelle delle Marche, noi siamo in emergenza, perché siamo ben lontani da quella copertura che ci garantisce che un microrganismo potenzialmente mortale, anche per un solo bambino nella nostra regione, non possa circolare liberamente. Molti hanno criticato la scelta italiana dicendo oh, guardate un po' che siamo i più somari perché obblighiamo, guardate quante vaccinazioni obblighiamo e tutti gli altri obbligo zero. Andiamo a fare un esercizio interessante: mettiamo i dati di copertura vaccinale a fianco alle bandierine di quei paesi dove non si obbliga e vediamo che non c'è nessun motivo di obbligare, perché quando tu hai una popolazione che accetta l'atto vaccinale come un atto sociale, socialmente utile, rilevante e meritevole di attenzione, quella popolazione vaccinare i propri figli. Questi sono i dati di copertura per il morbillo, e voi vedete che in Olanda vaccinano per il morbillo il 99% dei genitori. Quando tu hai un paese così, hai bisogno di introdurre l'obbligo? Ci fa vedere anche quella varicella, però. La varicella non ce l'ho, è primo. Secondo, non c'entra niente con il morbillo, è una vaccinazione che abbiamo appena introdotto adesso, quindi non avrebbe senso fare. Però c'è l'imposizione per quelli del 2017. La varicella è obbligatoria per i nati del 2017.
Questo è un esercizio stupido se volete, ma per farvi capire l'impatto che ci può avere un'epidemia di morbillo. Questi sono 20.000 quadratini, fidatevi se non volete contarli. Se rappresentassero 20.000 casi di morbillo, noi avremmo 20 casi di encefalite. Ogni 20.000 casi di morbillo tu c'hai 20 casi di encefalite, perché purtroppo il morbillo in ogni 1.000 casi ti causa l'encefalite. Se invece avessimo, se questi 20.000 caselline rappresentassero 20.000 vaccinazioni, avremmo 0 casi di encefalite, perché con il vaccino per il morbillo l'encefalite si verifica in un caso ogni circa 1-2 milioni di dosi somministrate. 20.000 casi di morbillo, avremo 10 morti, perché ogni 2.000 casi di morbillo, il morbillo è matematico, il morbillo ogni 2.000 casi ti dà il morto. In Italia abbiamo un'epidemia da 5.000 casi, 5 morti. Perché? Perché abbiamo una sottonotifica di morbillo. Il morbillo probabilmente circola di più, ma non viene notificato, per cui noi abbiamo molti più casi di morbillo, ma quelli che vengono notificati sono pochi, e probabilmente quei 5 morti è perché in realtà abbiamo 20.000 casi di morbillo e non 5.000. Se questi invece fossero 20.000 dosi di vaccino, avremmo 0 morti, perché il vaccino per il morbillo non può determinare la morte, se non per reazione anafilattica, ma questa si verifica in un caso ogni 200.000-800.000 dosi e soprattutto quando si verifica viene trattata. Ogni 20.000 casi di morbillo invece avremo 1.000 polmoniti, perché il 5% dei casi di morbillo si complica con una polmonite, e il 20% dei casi di morbillo si complica con un'ospedalizzazione. Purtroppo i dati italiani ci dicono diversamente, perché le ospedalizzazioni adesso sono al 40%. E l'ultimo dato positivo: ha funzionato la legge, sta funzionando la legge, giudicate voi. Questi sono i dati di Fabriano, è la zona dove io lavoro. Le coperture vaccinali prima dell'obbligo, le coperture vaccinali dopo l'obbligo. Siamo a un 95,8% di copertura per il morbillo, che è quella copertura famosa che ci garantisce immunità di legge. E questi sono i bimbi che hanno 2 anni adesso e quindi sono nati nel 2015. E questo era il mio motto, è sempre stato il mio motto, continua ad esserlo. E c'è stata un'ondata di disinformazione importante nel 2014, noi siamo reduci da tutta una serie di emergenze comunicative che ci hanno un pochino scombussolato. Non vi sto a ricordare H5N1, non so se vi dice qualcosa, influenza aviaria del 2005, le varie meningiti del 2008 e del 2014. Tutta una serie di cose che hanno acceso i riflettori sopra la vaccinazione, spesso hanno acceso i riflettori sopra le vaccinazioni in maniera sbagliata. Ci siamo disaffezionati alle vaccinazioni, non vediamo più contestualmente i benefici delle vaccinazioni, perché certe malattie non circolano più, però se abbassiamo la guardia certe malattie tornano e fanno i danni, e noi questo non lo vogliamo, quindi speriamo di poter continuare dando sempre corretta informazione e cercando di generare quest'onda più alta e contraria alla disinformazione, che purtroppo ha creato qualche problema. Sembra che i problemi li stiamo risolvendo, sembra che quel fenomeno dell'esposizione vaccinale si stia riducendo, e noi per questo siamo molto, e perlomeno dal mio punto di vista, sono molto soddisfatto. Grazie per l'attenzione. Bene, allora sono quasi le 23, apriamo il dibattito come avevamo preannunciato. No, assolutamente, siamo nei tempi. Dico cose banalissime, vi chiedo naturalmente chi vuole intervenire di alzare la mano, di dire a chi vuole essere rivolta la domanda. Noi naturalmente segniamo a chi vuole essere fatta la domanda e poi dopo raccogliamo tutte le domande, e poi dopo i vari relatori, sulla base dell'interrogativo che gli è stato fatto, porteranno la risposta per la quale è stata formulata la domanda. Quindi prego, chi vuole cominciare per primo? Vado in ordine di come l'ho visti, e Fulvia. Facciamo senza microfono, che se stiamo zitti ci sentiamo, diciamo. Se mai, ecco, se diciamo a chi facciamo la domanda, così, ecco, loro se lo ricordano. Diciamo, sono esperti, prego, del campo. Quando si vaccina ci dite aspettate un quarto d'ora per vedere una reazione, potrebbe esserci una reazione, ma le reazioni possono avvenire anche dopo giorni, però questo non ce lo dite nel momento che vaccinate i nostri figli. Posso rispondere con dati? Allora, sì. Quindi voi preferite che ogni domanda questo decidetelo voi, non è che... Soprattutto con le intolleranze. Allora cambiamo quello che avevo detto prima. Allora, sindaco, se le domande sono così puntuali, sì. Se vengono la scarica di domande, di 50 domande inconcludenti, no. Cioè,
se le domande sono puntuali, scegliete una linea, allora se risponderate così, scegliete una linea, però la teniamo per tutti. Allora, io cerchiamo di essere anche valutare la caratura delle domande, non sono in grado, o le domande sono di un tipo o un altro. Quindi facciamo che, se va bene così, facciamo che la domanda rispondete, va bene. La risposta è semplice. La risposta ce la dà la letteratura scientifica, perché ci sono dei sistemi di sorveglianza che dove vengono segnate le reazioni allergiche. Nel 2 anni fa, se non erro, o al massimo 3, i CDC americani, che è un ente americano importante di sanità pubblica, hanno pubblicato un articolo molto importante sulle reazioni anafilattiche post-vaccinali, con delle statistiche molto solide che ci dicono che in circa 17 milioni di dosi somministrate, scusate, 14 milioni di dosi somministrate, si sono verificate 17 reazioni allergiche. 17 reazioni allergiche, quindi significa, come sappiamo, circa una ogni 800.000 dosi somministrate. Ci dicono di più quando sono insorte. Allora, ed è evidente, molto chiaro, che la reazione immediata, quella che si verifica dopo 5 minuti, è quella che ti mette a rischio la vita, perché lo shock anafilattico si verifica molto rapidamente. Mentre ci sono altri fenomeni, sempre allergici, come per esempio l'orticaria, che quindi manifestazioni allergiche che possono manifestarsi con una latenza anche di 24 ore, che sono imputate alla vaccinazione, ma che chiaramente non mettono a rischio di vita il paziente, perché l'orticaria post vaccinale, che magari si verifica anche 24 ore dopo, non mette mai a rischio la vita. Ovviamente nel momento sono brutte anche quelle che danno il sincope. Il concetto di intolleranza alle vaccinazioni non esiste, perlomeno non esiste. Il concetto di intolleranza non solo non esiste, non è studiato neanche. Non c'è stata né allergia orticaria, roba del genere, però il vaccino può dare tipo sincope post vaccino. No, la sincope post vaccino. Dopo 4 ore. Allora, comunque, quando si parla di reazione allergica, scusate se intervengo, bisogna sempre essere sicuri del nesso causale, perché io vado a vaccinarmi, esco e mi investe la macchina e muoio, ma non è che mi ha fatto uccidere il vaccino. Cioè, tutto quello che avviene dopo che uno si è vaccinato non è sempre il nesso causale temporale. Purtroppo il genitore focalizza sempre l'attenzione nell'evento vaccino e tutto quello che avviene dopo, però, come diceva per esempio prima il dottor Fiacchini, in questi giorni lo stiamo vedendo, vacciniamo i bambini da calendario vaccinale, ma siamo in piena epidemia influenzale e il bambino magari era stato a contatto con qualcuno che aveva l'influenza, ha il febbrone a 40, la mamma subito pensa è la reazione al vaccino. In questi giorni sto visitando alcuni bambini in cui non può essere condotta reazione al vaccino perché è una reazione troppo lunga, purtroppo alla vaccinazione si è sommata l'influenza, cioè quindi il nesso temporale spesso è difficile anche da collocare sempre come reazione. La reazione avversa al vaccino deve essere proprio studiata e avere dei canoni ben precisi clinici, temporali e un nesso ben preciso, perché altrimenti non tutto può essere ricondotto al vaccino. Ok, le mani alzate, l'ho visto, no, ok, questo me lo ricordo, abbiamo visto mani alzate prima dietro, sì, prego. Io volevo chiedere, come mai non c'è stato un confronto diretto con i relatori della settimana scorsa? Visto che anche il dottor Fiacchini ha fatto, io posso parlare per me? No, sì, però ecco, voglio capire come mai, perché sicuramente era un confronto più costruttivo. No. Allora, io rispondo per me, perché queste sono opinioni. A livello regionale non sono state date delle indicazioni o delle direttive per cui si dice non presentatevi a. È una scelta. Intanto, se mi viene chiesto, posso scegliere di partecipare oppure no, ed è lecito così. Il motivo per cui io non partecipo in questo momento storico, in cui noi abbiamo un problema importante di comunicazione e di informazione, non mi siedo allo stesso tavolo di persone che portano avanti la pseudoscienza o visioni alternative delle vaccinazioni, è semplicemente perché non è giusto che attorno allo stesso tavolo siedano persone che dicono per esempio che il nesso vaccino-autismo non esiste perché la letteratura scientifica lo dimostra chiaramente, e magari dall'altro lato ci sia qualcuno che dice al contrario, no invece perché io conosco genitori danneggiati e che hanno autismo a seguito del vaccino. Non è costruttivo nei confronti di nessuno. Scienza e pseudoscienza. Non capisco perché la vostra è una scienza. No, questa è la mia visione. Sì, vabbè, vuole sapere la mia visione. Non capisco perché la visione
settimana scorsa già era una pseudoscienza. No, no, allora io non discuto di medicina con un avvocato, primo. O un pseudoscienza. Allora, forse non ci siamo capiti. Facciamo le domande, loro rispondono e poi dopo passiamo alle domande successive, perché non è né un processo né tantomeno. No. La risposta io l'ho. Perfetto, hai ragione. Tu hai fatto la domanda, adesso loro rispondono. Scusate, adesso risponde il dottor Ciarroni. Allora, la risposta seria è questa. Noi possiamo discutere di medicina, una tavola rotonda, ma tra medici. Cioè, qui sopra c'è deve stare solo medici, non ci può stare un avvocato, l'ingegnere, quello che marrea di casa, le varie professioni. Non può essere qui il tavolo della presidenza rappresentativo delle varie professioni. Ci deve essere soltanto chi ha una laurea, perlomeno in medicina, in chirurgia. Sì, ma siccome la composizione del tavolo era eterogenea, non era omogenea, io personalmente ho scelto di non esserci. Se la composizione del tavolo fosse stata omogenea, cioè il tavolo fosse stato formato solo da medici, io sarei intervenuto. Siccome c'era l'avvocato, c'era un altro di un'associazione, non si sa di che cosa, non siamo intervenuti. Sì, organizzato. Perché l'avvocato non poteva comprendere le diapositive che ho proiettato, capisce? Come io non posso parlare di diritto pubblico o di privato, cioè io non sono competente a parlare di diritto pubblico e privato. Posso fare io una lezione qui stasera di diritto pubblico privato? No. Posso fare solo una lezione sui vaccini, non posso parlare nemmeno di altre branche della medicina. Se io stasera parlassi di ortopedia sarei un incompetente, pur avendo una laurea in medicina e chirurgia. No, questo è il tema, capisci? Quindi io mi confronto con gente che... Quali fossero i relatori più idonei proprio per fare questo confronto? Allora, se vogliamo organizzare un confronto serio, dobbiamo scegliere medici che comunque nella loro professione si interessino di vaccini. Va bene. Non possiamo parlare con gente che nella loro professione fa l'omeopatia piuttosto che l'oncologia medica o altre branche della medicina. Va bene, grazie. Tu ci hai avuto la deroga perché sei un'organizzatrice come me, quindi hai fatto benissimo. Allora, però io posso dire, io ritengo che un confronto non c'è, perché sui vaccini la scienza è concorde al 100%, quindi non è una negazione, non c'è un confronto. Sui vaccini parlano gli esperti dei vaccini, non c'è contraddittorio, perché nessuno nella comunità scientifica si permette di dire che i vaccini non sono importanti. Allora, avevano alzato la mano un signore dietro, sì, e poi c'ho da recuperare di qua, Ok, prego. Io volevo soltanto puntualizzare il fatto che non tutte le informazioni che ci sono state trasmesse sono veritiere. Per esempio, l'affermazione secondo cui il vaccino ha eradicato il vaiolo è un'affermazione che è stata smentita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando una dichiarazione del 1970, se non vado troppo errato, diceva che il vaiolo era scomparso non tanto per i vaccini quanto per la misura di quarantena e migliorate condizioni igieniche. Quindi questo è un punto che la vostra informazione non ha riportato in maniera corretta. Seconda inverosimiglianza, chi l'ha detto che la copertura del 95% del morbillo eradica il morbillo? C'è una letteratura copiosissima, a cominciare dagli Stati Uniti, in cui comunità vaccinate al 95% hanno conosciuto epidemie di morbillo devastanti. Chi si ammalava? Cosa che tra l'altro non succede anche da noi.
Terza altra cosa, che secondo me va pluralizzata perché non corrisponde alla realtà storica, è il trattamento riservato al dottor Wakefield, che per l'ennesima volta oggi, stasera, è stato presentato come un farabutto che ha voluto frodare la comunità scientifica. Ora, chi ha seguito bene la storia del dottor Wakefield non può concludere diversamente che quella è stata una dimostrazione che in confronto le nostre storie di mafia sono ancora abbastanza edificanti, cioè il dottor Wakefield è stato vittima di una orchestrazione ai suoi danni condotta per poter demolire le sue conclusioni, che poi non erano nemmeno così devastanti per i vaccini studiati, perché il dottor Wakefield aveva soltanto ipotizzato un legame tra la vaccinazione del morbillo, parotiderosodia e i disturbi intestinali. Ebbene, il provvedimento con cui è stato destituito non fa assolutamente riferimento alle tesi sostenute dal dottor Wakefield, che quindi rimangono del tutto valide e nessuno si azzarda a demolirle perché sono fin troppo ben costruite. Allora, io concludo dicendo, se ci venite a raccontare le favolette per renderci così tutti obbedienti... Non le permetto di dire che io racconto le favolette, perché non le permetto. Lei che professione fa, mi scusi? Che sono in pensione. Ecco, ma che fa? Che ha fatto nella vita? Cioè, io mi sono mai permesso di quello che ha fatto era una favoletta. Sì, sai perché? Cioè, allora lei non si può permettere di dire a me, a sottoscritto, e ai miei colleghi che raccontiamo favolette. Se lei mi dice che io racconto favolette, abbiamo finito la discussione, capisce? No, no, capisce. Capisce? Dice delle favole. Vero. Come no? Cioè, non si può no, ma no, ma cioè non possiamo intavolare la discussione, questo tipo di discussione. Rispondiamo alle domande che sono state fatte. Se lei mette in dubbio, rispondiamo alle domande, mette in dubbio che quello la verità gliel'abbiamo detto. Allora, ci sono le sentenze di tribunali inglesi che stabiliscono... Allora, rispondi alle domande che sono state fatte, prego. Allora, io rispondo serenamente. Allora, facciamo una cosa, diamoci un ordine, un criterio di risposta. Fatti, non opinioni, fatti. Fatti sono sentenze di corti inglesi che hanno decretato il fatto che Wakefield venne pagato da un gruppo di avvocati inglesi, non mi ricordo se 200.000 o 600.000 sterline, quindi il suo lavoro fu pubblicato 600.000 sterline e con questa sovvenzione Wakefield portò avanti il suo lavoro di ricerca, che esitò in quel famoso pessimo articolo da un punto di vista, e questo è un altro fatto, cioè pessimo da un punto di vista metodologico, perché quando tu da un punto di vista metodologico studi un fenomeno così complesso come può essere un nesso vaccino autismo, dove abbiamo visto che abbiamo revisioni sistematiche di letteratura su casi su 1.200.000 bambini studiati, tu arrivi a un'ipotesi di nesso causale dopo aver studiato 12 bambini, questo è male, ma questo è male a tutti i livelli, anche a livello della rivista che a suo tempo gli pubblicò l'articolo, perché quello era un articolo impresentabile, non doveva essere neanche pubblicato sul Corriere Adriatico, non sul Lancet. Ma detto questo, siccome questo accadde, noi dobbiamo anche vedere l'altro fatto, quello che si verificò dopo. Si verificò dopo che Wakefield, al di là di quelle che erano le ipotesi scritte nel suo articolo, quelle ipotesi le trasmise mediaticamente in maniera molto forte, cioè veniva fuori il dubbio forte che lui poneva sul vaccino trivalente rispetto alla possibile insorgenza dell'autismo, talmente forte che quell'eco mediatica che ci fu dopo il caso Wakefield determinò un abbassamento di coperture vaccinali in Inghilterra. Se voi andate a studiarvi le coperture vaccinali in Inghilterra in quegli anni, subirono un calo
che magari non, a un occhio inesperto non è drammatico, ma quando una copertura vaccinale scende dal 93% all'88%, come avvenne in quei casi, tu 88% non significa che hai l'88% in tutta l'Inghilterra, significa che in alcune zone hai 88, in alcune zone c'hai il 95, in alcune zone c'hai il 70. E allora quando succede così tu c'hai l'epidemia di morbillo e a seguito di quegli eventi e dell'abbassamento di copertura vaccinale purtroppo ci fu un'epidemia di morbillo che causò, mi sembra, 4, 5, 7, non mi ricordo il numero, scusatemi, morti. E anche questi sono fatti, perché sono proprio, possiamo andarli proprio a studiare. Altro fatto importante, e chiudiamo il discorso Wakefield perché è inutile che parliamo di questa cosa qua, ci sono delle sentenze, è veramente ben studiato. Ok, o poi ovviamente è importante anche cercare di capire dove si vanno a ricercare le notizie, perché se uno va a cercare notizie su siti inattendibili è ovvio che si trova di tutto di più. Allora, come è inattendibile quello che si dice sul vaiolo? Il vaiolo venne eradicato perché a livello mondiale venne fatta una campagna vaccinale imponentissima. Il vaiolo era una vaccinazione estesa a tutti, è stata estesa a tutto il mondo. Certamente il vaiolo ha beneficiato delle migliorate condizioni igienico-sanitarie, senza ombra di dubbio, ma con quelle purtroppo non elimini un virus come il vaiolo. Per eliminare un virus come il vaiolo devi fare in modo che ci sia un'immunità imponente su tutta la popolazione. Quello che è giusto che lei dice è giusto, ma in parte. Cioè, quando l'OMS fece gli ultimi sforzi di eradicazione del vaiolo, dovette farli mettendo in piedi dei meccanismi molto particolari di quarantena dei pochi casi sporadici che si verificarono a quei tempi. E allora quando arrivavamo a un punto in cui c'erano 3, 4, 10, 15 casi di vaiolo al mondo, per eradicare la malattia, cioè per eliminare il vaiolo, ma eliminarlo dalla faccia della terra, allora a quel punto quelle persone dovevano essere messe in quarantena. Quindi quelle furono, come dire, misure di sanità pubblica che vennero utilizzate per stroncare definitivamente la malattia, che però era stata messa in ginocchio da un vaccino che aveva ridotto enormemente la circolazione virale. L'altra domanda non era sul vaiolo, il vaiolo abbiamo risposto, ha fatto altro. Epidemia di morbillo, nonostante la... Sì, nonostante le coperture, ripeto, anche questo è un concetto importante. Quando si parla di 95%, generalmente si prende l'esempio di un dato di copertura di una intera nazione, per esempio, l'Italia, quel 95% non significa che in certi posti tu possa avere una copertura insoddisfacente. Quello che succede nelle Marche, quando nelle Marche lei vede il dato del 79,9% di copertura per il morbillo, che era un dato che registravamo 2 anni fa, quel dato lì è un dato medio regionale, che significa che a Pesaro il dato era 64%. Mentre a Fabriano, dove si vaccina molto bene, era 90%. Allora, quel dato medio è un dato medio. E il dato medio significa che tu puoi avere delle quote di popolazione dove tu puoi avere delle epidemie estese di una malattia come il morbillo, che ha un R con 0 pari a 18. Significa che se in una stanza come questa ci sono 100 non immuni e una persona in incubazione incuba il morbillo e lo sta diffondendo in aria, bene, 18 persone si ammalano, è la malattia più contagiosa che conosciamo sulla faccia della terra. Di fronte a questi dati qui, siccome qui non sono opinioni ma sono fatti, e sono fatti matematici, nel senso che la copertura che determina immunità di gregge è un fatto matematico che esce fuori da una formula matematica che deriva da varie variabili, tra cui l'R con 0, il tasso di riproduzione di base delle malattie, l'incidenza della malattia, l'efficacia del vaccino. Quando tu sommi in questa equazione, metti questi parametri, alla fine ti esce fuori per ogni malattia la copertura che tu hai bisogno per quella malattia per ottenere quella famigerata immunità di gregge che ci consente che quella malattia non circoli. Per la polio non è 95%, per la polio è 84, 86, 87, ma 87 significa che se tu hai, come è successo nelle Marche, un 91% di copertura vaccinale, quel 91% significa che a Pesaro hai 84. 84% significa che se c'è qualcuno che porta un poliovirus selvaggio a Pesaro, potrebbe trovare quel caso di bambino non immune, non protetto, che magari sviluppa la polio paralitica
da virus selvaggio. Queste sono cose che bisogna sapere, questi sono fatti. Dopo ci sono le opinioni. Prego. Allora, io vorrei sapere il nesso tra vaccino e autismo. Cioè, rispetto a quello che le ho detto, cosa devo dire? Allora, la vaccinazione, il nesso vaccini e autismo, è un nesso studiato a lungo e largo, e il nesso vaccino autismo non esiste. Anche capisco che qualcuno voglia sentirsi dire che il vaccino può essere fattore scatenante di una... No, se fosse fattore scatenante dovrebbe venire fuori da quei famosi studi epidemiologici che hanno grande potenza, gli studi come meta-analisi, revisioni sistematiche di letteratura, dove noi abbiamo milioni di bambini e dove anche gli eventi più rari possono essere studiati. Allora, quando tu studi milioni di bambini, per esempio hai un gruppo di bambini vaccinati, un gruppo di bambini non vaccinati, oppure vai a studiare bambini con autismo e bambini senza autismo e vai a vedere se ci sono differenze nei tassi di vaccinazione. Quando tu fai tutto questo tipo di studi in medicina, dopo aver fatto centinaia di studi, il risultato è sempre lo stesso. Non è dimostrabile epidemiologicamente il nesso causale. Ho capito, però sul bugiardino delle controindicazioni, in casa farmaceutica, ben preciso che può creare. Allora, ci fu un caso, certo, ci fu, se lo scrivono perché le dico perché lo scrivono e le dicono quando l'hanno scritto. Le dico quando l'hanno scritto. L'hanno scritto nel caso di un vaccino che era il Triplidia, che è un vaccino che peraltro, a parte il fatto che non è mai stato utilizzato in Italia, non è utilizzato a oggi, ma l'altra, ed è l'unico vaccino in cui lei ha potuto trovare scritta questa cosa qui. Non esistono altri fogli illustrati. No, gliela assicuro, guarda, molto sincero. Anche questa è una domanda. Allora, l'autismo è apparso dopo la vaccinazione. Scusa, l'autismo è apparso dopo la vaccinazione con morbillo rosolia e parotite o prima non esisteva? Cioè, l'incidenza, seconda domanda, della malattia è aumentata dopo la vaccinazione o prima non esisteva? È in grado? Prima non esisteva. Quindi, bravo. Promosso. E alla GlaxoSmith, l'unica che mi ha risposto è stata la GlaxoSmith, dicendomi che quel tipo di vaccino può creare autismo. Mi faccia vedere la risposta. La risposta è non la posso dire, ma no, l'ha tirata su email. Daniel, la gira per il Daniel. Il bugiardino che mi ha. Che scherza, voglio dire. No, allora, se me l'hanno in mail, Daniel.Fiacchini. Daniel.Fiacchini. L'unico che non mi hanno mai risposto è stato proprio l'ASL italiana. Ascolti, l'ASL italiana le risponde adesso, nel senso che l'ASL. Posso dire? Allora, io posso vantarmi. Allora, facciamo una cosa. Se c'è la domanda e la domanda è reale, cioè una domanda fatta, cioè l'intento di sapere, ragazzi, bene. Se è una domanda pretestuosa, dove uno è già, voglio dire, ha un concetto e un'idea ben precisa, è un altro paio di maniche. Noi abbiamo dimostrato con dei dati di letteratura e con degli articoli che lei può ritrovare in letteratura scientifica molto semplicemente, se vuole le lasciamo anche il materiale, che il nesso vaccino autismo è inesistente. Allora, l'altra cosa importante è come vengono fatti, no, è come vengono fatte le schede tecniche dei vaccini. Parliamo di questo. Allora, come vengono fatte le schede tecniche? La scheda tecnica, l'RCP di un farmaco qualsiasi, viene fatto quando tu hai fatto le varie fasi di studio di un farmaco. Questo indipendentemente dal farmaco che stai facendo, vaccino o non vaccino. Passi una prima fase di studio, che normalmente viene fatta sugli animali, sulle cavie, poi una seconda fase di studio dove tu studi quel principio attivo o quel vaccino su una popolazione molto selezionata di persone per capire che quel farmaco non abbia tossicità sulle persone, poi vai a studiare, terza fase, quel farmaco sulla popolazione target del tuo farmaco, cioè se tu fai un farmaco antipertensivo studi il farmaco antipertensivo sugli ipertesi e allora hai una quota di popolazione ipertesi, tratti quelle persone lì e vedi se è efficace il farmaco, non solo se è tollerato, non solo se è sicuro, ma se è anche efficace. Poi quando hai passato tutte queste fasi, e tutte queste fasi significano anni di studio sempre revisionato dagli enti responsabili di valutare la bontà di questi processi, anche diciamo di produzione di evidenze,
arrivi alla quarta fase, immetti il farmaco in commercio e c'hai la quarta fase, che è una fase continua, si continua a studiare in continuazione per capire se quando tu utilizzi un farmaco su larga scala, al di là di quelle che sono le condizioni sperimentali, hai complicanze che magari non potevi valutare perché hai fatto il farmaco su 5.000 persone invece che su 100.000 o su 1.000.000, tenendo conto che magari qualche effetto collaterale si può verificare, è difficile spiegarlo. Se mi fai parlare, allora, adesso già avete voluto dire che questi vaccini sono sicuri? Sì, fino adesso vi avete capito voi? Sicuri. Questo è quello che abbiamo capito da anni. Bene, ma scusa, io per lei Non sto al tavolo con l'avvocato. Sono dottore, c'era un dottore. Allora io le dico, la settimana scorsa potevate intervenire con il dottore. Ma scusa, sì, lei mi ha fatto una domanda. Se la leggiamo insieme. L'autismo non c'è. Lei mi ha fatto una domanda. Questa è la scheda tecnica di sempre. Intanto guardi, ho un tema. Io non sono venuta qui a raccontare favole, perché se una delle altre e la trovo offensiva, anche perché vengo qui, sono venuta da Ancona, molto offensivo, perché sono venuta da Ancona, ho fatto ambulatorio mattina e pomeriggio, non ho preso nessun compenso, ho speso l'autostrada, la macchina, non ho un ritorno come altre persone possono avere da riunioni del genere, perché non ho nessun ritorno, ma neanche di acquisire pazienti, perché non è neanche la zona dove io lavoro. Quindi sono venuta qui a passare il mio venerdì sera proprio per amore della scienza, che lei mi dica o il signore mi dica che sono venuta a raccontare favolette, meriterebbe che io mi alzassi da questo tavolo e andassi via, ma non lo faccio per rispetto del sindaco, per rispetto dei miei colleghi e per rispetto di altre persone. Le dico che non sono venuta a raccontare proprio nessuna favoletta, le dico che non sono venuta venerdì scorso perché io non vado al tavolo neanche con colleghi che non hanno competenze, bisogna guardare il curriculum vitae, non è che tutti possano parlare di vaccinazioni, l'ortopedico non può. E come le ho detto prima, lo diceva Nanni Moretti nel film, io non parlo di cose che non so, è così bisogna fare. Io non mi metto a dissertare di ortopedia perché non me ne permetterei mai, perché non ho la competenza, e non si può, quando si fanno medicine alternative, parlare di vaccinazioni. Se il dottor Fiacchini le sta spiegando una materia abbastanza complessa, perché non è che gli effetti indesiderati dai vaccini o i vaccini siano una materia così facile, che è anche difficile da poter spiegare a chi non è competente, io non è che le sto dando dell'ignorante, ma nel senso che ignora di cose che noi abbiamo studiato. Io per arrivare a tutto questo che è il mio curriculum vitae ho dietro 6 anni di laurea, 4 anni di specialità e 30 anni di professione, più 10 anni passati nel mondo dei vaccini. Quindi non sono qui venuta a raccontare le favole, sono venuta a raccontare la mia esperienza professionale, e quindi io non permetto a nessuno, ho anche un valore e una posizione, nel senso che i miei colleghi hanno deciso di farmi partecipare a un gruppo tecnico vaccinale delle Marche, di cui mi onoro di far parte, sono contenta di farlo, quindi, e lo faccio gratuitamente e al servizio della Regione Marche, perché io non sono una dipendente di nessuno, sono una libera professionista convenzionata, quindi quando io vado a perdere i miei pomeriggi in Regione Marche, lo vado a perdere o a raccontare quello che lei dice, le favole, per la salute dei nostri bambini, perché non si può sentire che nel 2017 muoiano di malattie infettive bambini che potrebbero non morire per una malattia prevenibile da vaccini. E le dico anche, dico al signore, che se fosse come lui dice che le epidemie da vaiolo non esistono perché sono state fatte per la salute e tutto quanto, nel 2001 quando Bush, cioè il nostro caro amico Saddam Hussein, decise che poteva fare la guerra virologica, aveva deciso di sparare il vaiolo e lui vaccinò tutti i soldati. Oramai la stato civile è andato.